La croce quest'anno in Venezuela è ancora pesante. La gente ha sempre più fame, fame di cibo, i cattolici anche di ostie. Il regime di Nicolás Maduro infatti ha portato nel baratro un paese ricco di petrolio. Mancano alimenti, acqua, medicine, corrente elettrica. Tra i generi di prima necessità è scarsa anche la farina e così la gente non trova il pane. Ma in questa settimana santa, come lo scorso anno, manca anche la farina per preparare le ostie, che sono particolarmente necessarie durante i riti della settimana santa. E così dalla Colombia, dalla confinante diocesi di Cúcuta, mercoledì scorso il vescovo Víctor Manuel Ochoa, come ha dichiarato la TV colombiana Caracol, ha fatto arrivare 250.000 ostie per riempire, almeno per la messa pasquale, i calici dei sacerdoti del vicino stato venezuelano di Mérida. Stesso Monsignor Ochoa, come si vede in queste foto pubblicate dalla diocesi di Cúcuta, sotto la pioggia ha portato i pacchi di ostie fino a Villa Rosario, al confine con il Venezuela. Così almeno per questa Pasqua i cattolici venezuelani potranno ristorarsi spiritualmente e per di più con ostie vere. Infatti, per la scarsità di farina e anche di vino per la messa, diversi sacerdoti della diocesi venezuelana di Mérida hanno celebrato la messa con pane raffermo e con acqua, o addirittura non hanno potuto celebrare l'Eucarestia. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, quest'anno in Venezuela l'inflazione sfonderà il 13.000%. Dal 2013, inizio della crisi politica ed economica, ben 4 milioni di persone sono scappate dal Venezuela.